buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati nel nostro canale Hobby e Passioni, dove, come sapete bene ormai, parliamo dei nostri, dei vostri hobby, delle nostre, delle vostre passioni. Vi ricordo sempre, come sempre all'inizio, se non siete iscritti al nostro canale iscrivetevi e se volete vedere i nostri video appena vengono editati, pubblicati, attivate la campanella e mettete mi piace ai nostri video, così possiamo sviluppare tutto quello che stiamo facendo in maniera ancora migliore se ci date anche voi un supporto. Oggi parliamo per quanto riguarda i pannelli solari. Abbiamo trovato un prodottino che è simpatico, di poca spesa e di grande, può avere un bel utilizzo nelle nostre case, anche nelle nostre attività. Che cos'è? È una cosa simpatica, una lampada praticamente con pannello solare, che si attiva al passaggio delle persone sotto di essa. Praticamente è una lampada che resta sempre spenta, è una lampada LED, chiaramente, perché adesso la tecnologia a LED, diciamo, dà un consumo molto basso, però ha una grande illuminazione e si carica, non dobbiamo fare niente in pratica, perché lei si carica da sola tramite il pannellino solare dedicato. Diciamo che per il basso costo, perché costa veramente molto poco, poi andate voi a vedere e diciamo che se volete trovare un prodotto del genere lo potete acquistare spendendo veramente pochissimo. Quindi, come vedete in questa prima schermata, in questa slide, qua presenta la lampada come è fatta, con attaccato il pannello solare che va sopra, e in pratica basta, non serve fare grandi cose, perché si avvita con dei tasselli, due tasselli per la lampada, due tasselli per il pannello solare, siamo a posto, non serve avere prese e attaccarsi al sistema nostro interno di elettricità, chiaramente, perché funziona solo con pannello solare. Dicevo, per il basso costo, vedete qua ce ne sono 6, che mi sembra un po' esagerato, vabbè, però uno dice con 100 euro ne metto 3, 4, 5, adesso vi svelo quindi cosa costa l'una, va bene, questo è. E quindi possiamo metterne più di una senza avere una spesa, avendo sempre l'esterno illuminato, in modo che possiamo, diciamo, se c'è qualche malintenzionato, possiamo dissuaderlo, perché quando passa sotto si accendono tutte queste luci qua, e vediamo anche le caratteristiche adesso di queste luci. Allora, cosa dice? Che è antipioggia, quindi ha una sua impermeabilità, ovviamente, perché è un prodotto da esterno e quindi ha bisogno di essere in qualche modo impermeabile, altrimenti è finito il gioco. Resistenza alle basse temperature, anche questo è importante, che sia resistente sia d'inverno che anche alle alte temperature. Con 40 gradi deve funzionare, comunque deve funzionare a meno 5, meno 10, a 40 gradi, altrimenti adesso con diciamo, sia le temperature invernali che quelle estive, abbiamo bisogno di un'escursione che ci possa dare questo. Vedete qua, diciamo che noi chiaramente dobbiamo orientare comunque il pannello solare quando di giorno viene illuminato dalla luce, dal sole, e quindi andrà a caricarsi in modo diciamo più veloce, perché se noi mettiamo sta lampada qua a nord e non batte mai il sole, sì, magari il pannello si carica, però sta molto tempo a caricarsi e magari per la notte non ci dà quella autonomia che a noi serve. Chiaramente è una lampada che va a tempo, quindi
Vedete qua dice quando c'è luce intorno al pannello di ricarica solare la batteria passa automaticamente allo stato di carica, quindi la batteria va a caricarsi, la batteria di questo, quando la luce va a in pratica a colpire diciamo il pannello solare, allora inizia automaticamente a caricarsi il pannello. Chiaramente è un prodotto che deve funzionare di sera, di notte, e infatti qua vedete nella seconda parte dice quando non c'è luce intorno al pannello di ricarica solare passa automaticamente alla modalità di rilevamento del movimento. Quindi quando è di giorno, che è illuminato il tutto, non funziona la lampada. Funziona quando non c'è più luce che carica la lampada e che viene attratta dal pannello solare. E quindi automaticamente lei si sposta da posizione di carica a modalità di rilevamento del movimento. Vedete, qua spiega praticamente questa cosa qua. Quando il sistema di rilevamento rileva il movimento di oggetti vicini, accende automaticamente la luce LED per circa 20 secondi. Ecco, interessante è questa cosa. 20 secondi e poi si spegne. Chiaramente, quando lei non rileva niente davanti, resta accesa 20 secondi. Se si ripassa davanti dopo 30 secondi, lei ancora si attiva per 20 secondi. Quindi diciamo che fa così e quindi ha anche in questo modo un risparmio energetico, perché chiaramente il pannello solare è un pannello piccolo, non è che può caricare che la lampada sta accesa tutta la notte, ma sta accesa solo quando c'è bisogno. Vedete, la luce non si accende durante il giorno perché è in carica. Si prega di evitare la luce solare diretta sul pannello di ricarica solare di notte, altrimenti il sensore di luce rileva che è giorno e la luce non si accende. Quindi, se c'è una luce, diciamo, forte, bisogna posizionare il pannello che di notte non rilevi altre luci, perché altrimenti si va a mettersi in posizione di carica e non più in posizione di accensione della lampada. C'è un manuale utente in italiano, una scheda di ombreggiatura per completare facilmente l'installazione. Poiché la lampada da parete solare non si accende durante il giorno, la scheda di simulazione notturna può simulare la scena notturna per verificare se la luce funziona correttamente. Quindi c'è anche dentro una schermatura che così ci consente, anche quando è giorno, andiamo ad installare la prima volta, mettiamo la schermatura facciamo caricare, mettiamo la schermatura per vedere se il tutto funziona. Come vedete qua c'è la scatola con dentro ci sono i quattro tassellini, due vanno per la lampada, due vanno per il pannello solare, mettiamo, colleghiamo, siamo a posto. Applic solare a 106 LED, modulo di ricarica solare, set di viti, manuale del prodotto. La luminosità è 300 lumen, quindi è bella potente. Temperatura colore dice 6300 K, batteria 3,7 volt, 1800 mAh, quindi è una batteria dentro da 1800 mAh che vi dico che insomma funziona tranquillamente tutta la notte anche in più passaggi di gente davanti. 5 metri di lunghezza del cavo, 106 LED e potenza massima dei LED è 3 watt. Diciamo che lui qua spiega che la logica di automazione di questa cosa è una soluzione di risparmio energetico, chiaramente ovvio, perché tutte le robe con i pannelli solari sono a risparmio energetico in quanto prendono la luce dal pannello solare e non da altre fonti di elettricità. La luce non si accende durante la ricarica, abbiamo già visto. Cosa c'è ancora da dire? Si prega di evitare la luce solare diretta sul pannello di ricarica solare di notte. Quindi, quando magari, diciamo, bisogna posizionare il pannello solare, come si diceva prima, quando non ci sono luci esterne anche di notte che lo vanno ad attivare, perché altrimenti lui non va a, diciamo, ad accendere la lampada, ma la mette in posizione di carica. Qui fa vedere i passi di come fare tutti i collegamento, installare la staffa, mettere dentro
la lampada sulla staffa quando abbiamo posizionato, stringe la vite in regolazione dopo aver regolato l'angolo. Ecco, questa qua è una vite di regolazione che noi diciamo andiamo a scegliere l'angolo che più ci piace, che fa il fascio luminoso dove vogliamo noi, e poi andiamo a chiudere la brugola qua, e praticamente abbiamo la lampada posizionata dove vogliamo noi. I pannelli sono installati come luce, vedete qua c'è luce e pannello sopra. Collegare la spina di alimentazione, ricordiamo sempre che ci sono 5 metri di cavo, quindi possiamo andare a collocare il pannello anche a distanza di qualche metro dalla lampada. Vabbè, dai, poi c'è un interruttore che dice di far clic sull'interruttore una volta e la luce lampeggerà una volta, dimostrando che la luce è stata accesa e si sta caricando. Di notte la luce si accende automaticamente, quindi c'è anche la prova con l'interruttore e quindi siamo sicuri che tutto funzionerà. La protezione IP65, vedete qua, in caso di pioggia, quindi è una protezione alta e la lampada non si danneggerà anche se la pioggia è forte. Poi qua fa comparazioni come sempre tra questo nostro prodotto, ecco adesso è stato svelato il prezzo, e altri prodotti similari. Diciamo che noi abbiamo scelto questo sempre per la solita ragione che noi facciamo sempre questa cosa qua: andiamo a verificare quante, diciamo, su 5 stelle quante ne riceve il prodotto, in questo caso è 4 su 4, quindi abbiamo un gradimento molto alto su migliaia di recensioni, quindi siamo tranquilli che questo è il miglior prodotto fra tutti questi qua, perché ha delle recensioni molto molto interessanti. Vedete qua il materiale, è policarbonato, altri sono silicone resina, una in metallo, una in plastica. Questa qua la potenza è di 3 watt, poi ne mette una che è di 15 watt, quindi anche là sta a noi vedere di questi prodotti quello che ci interessa di più a seconda della sua potenza, e quindi andare a scegliere quello che ci piace di più. Tanto se voi andate sotto il video nel link in descrizione potete assolutamente andare a vedere tutti gli altri prodotti e acquistare quello che più vi piace. Bene, basta, allora non c'è molto altro da dire, in quanto è un prodotto proprio immediato che si capisce subito, non ha tante cose da spiegare, quelle che aveva da spiegare ve le abbiamo spiegate. Può essere interessante sia per noi che anche per fare un regalo, se sappiamo magari dobbiamo fare un regalo a qualcuno che diciamo ha questo problema di illuminare l'esterno senza far passare cavi, controcavi, eccetera eccetera, questa è una soluzione molto pratica e immediata. Vi ringrazio, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, attivare la campanella e mettere mi piace, e sotto ancora una volta vi dico link in descrizione, cliccate e andate sul prodotto. Grazie e al prossimo video.